tornati sul mio canale. Bene, oggi si è svolta la penultima partita del campionato all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Conetani, dove ha visto affrontare il Pisa, il Sudtirol. Quindi una partita fondamentalmente bella nel primo tempo, diciamo così, sia da una parte che dall'altra. Bella perché diciamo che le due squadre si sono primis studiate, dopodiché hanno, diciamo così, affondato il colpo. Trentesimo, Nicolas ci ha messo del suo per sventare un tiro del Sudtirol e subito, un minuto, due minuti dopo, Tramoni è andato vicino alla rete, ma il portiere gli ha detto no. Poi c'è stato addirittura anche un altro episodio dove Tramoni poteva portare il vantaggio il Pisa, ma non c'è stato niente da fare. Bene, poi su un calcio d'angolo battuto da Tramoni, Matteo Bonfanti segna al 43esimo del primo tempo. Una bella rete, una rete dove diciamo il portiere non ha potuto fare niente, un bel colpo di testa che ha trovato la traiettoria giusta fra diversi giocatori. Quindi bene, bravo Bonfanti, il Pisa è in vantaggio. Quindi si chiude la prima frazione, cioè se le squadre scendono negli spogliatoi, dove il Pisa, secondo me, meritatamente in vantaggio. Nella ripresa, la ripresa possiamo dire che ha detto tutto, non ha detto niente. Perché dico questo? L'andiamo a valutare. Perché alla fine noi andiamo, la difesa scende un po' annebbiata nella ripresa, e Molina al 53esimo porta il Sudtirol in pareggio. Poi nel via via andare della partita il Sudtirol effettua delle sostituzioni e quindi poi dopo vedremo che anche mister Aquilani effettuerà le sostituzioni, quando Rocco al 68esimo viene atterrato in aria. Problema, noi ormai ce l'abbiamo, diciamo, inutile dire, conferenza stampa, questa difesa ha preso troppe reti. Le reti vengono prese perché il gioco di Aquilani è questo, tutti alti, e quindi poi di conseguenza dietro ti trovi spiazzato. Quante reti abbiamo preso ormai in contropiede non si contano più, tra rigori che ne abbiamo, diciamo, presi tanti, e tra diciamo così le ripartenze che a noi ci hanno sempre fatto male, alla fine viene questo calcio di rigore trasformato, e quindi noi al 68esimo, vicini al 70esimo, insomma, ci troviamo sotto di 2-1, quindi siamo andati in vantaggio. C'era ancora qualche possibilità, vedendo i risultati degli altri, di poter andare a cedere, insomma, essere lì per i playoff, ma questa è solo una parentesi e la chiudo subito. Dopodiché, fatto le sostituzioni, è entrato Moreo in campo e al 73esimo, fortunosamente, andiamola a vedere bene, fortunosamente, perché sul calcio d'angolo prima la prende di ginocchio, poi si ritrova la palla lì, non sa nemmeno lui come, ci va praticamente con la testa, non è che ci va lui, il pallone che gli va contro la testa, e la palla fa una carambola, entra nel palo interno, entra dentro. Vabbè, gol fatto, 4 gol alla fine ha fatto Moreo dall'inizio del campionato. Io rimango nel mio parere, dipendentemente che abbia fatto la rete o non abbia fatto la rete, io rimango nel mio parere. Poi, per l'amor di Dio, ognuno la può vedere a modo suo, ma non è questa la svolta che può fare Pisa Moreo, assolutamente no. Vabbè, comunque sia, rete, entrata la palla, 2-2, non serve né al Sudtirol né a noi questo risultato. Chiusa la partita, poi le due squadre alla fine, poi c'era subentrata tanta stanchezza, caldo, eccetera, eccetera, quindi festa finita, 2-2. Poi cosa volevo dire? Discorso di Masucci, va bene, quello poi lo riprenderemo, magari un altro discorso, adesso andiamo a vedere, a valutare la partita. Grande Tano comunque, questo tra virgolette. Bene, Nicolas 6,5 io gli darei, perché ha fatto 2-3 interventi buoni, belli. Calabresi mi è piaciuto giusto, per non dire poco, 5,5. È una prestazione così e così, dà sempre la palla indietro continuamente, non affonda e non fa dei passaggi, secondo me, che potrebbero magari svincolare
dei nostri giocatori, quindi 5 e mezzo. Caracciolo oggi bene, 6 e mezzo in un paio di occasioni, ha salvato anche diciamo quasi dalla rete, quindi bene, bene, perché c'è sempre il nostro Caracciolo a difesa. Canestrelli 6 e mezzo, è aggressivo negli anticipi, fondamentale per tenere la linea, per tenere la linea alta, eh. Quindi io credo che Canestrelli è cresciuto, un ragazzo che è cresciuto parecchio, l'intesa con Caracciolo c'è, quindi per me 6 e mezzo. Barbieri io gli darei un 6, alla fine fa il compitino. Niente di più, niente di meno. Marin 6 e mezzo, bene, perché gaggia duelli, tiene bene il centrocampo ed è generoso, abbiamo visto, generoso spesso e volentieri, quindi anche se in talune occasioni non è fluida il passaggio della palla, però io direi che bene, Marin così. Valotti non mi è piaciuto niente, oggi 5 e mezzo. Tanti duelli ingaggiati, sbaglia tanto, gioca un po' più arretrato, forse non è la sua posizione. 5 e mezzo. D'Alessandro io gli do un 6, ma un 6 stretto, perché dovrebbe provare a fare qualche guizzo più, al di là che è sempre raddoppiato, se avete visto, quindi non ha potuto, diciamo, esprimersi al meglio, secondo me. Però 6, se lo prende tutto. Arena, bravo, 6 e mezzo, perché mette in difficoltà spesso e volentieri la difesa, sguscia via in mezzo agli avversari, quindi un 6 e mezzo bello pieno a D'Arena. Dal 78esimo è entrato il nostro grande Masucci, non gli do voto perché è entrato, ha giocato una spicciolata di minuti, però le poche palle che ha toccato sono state secondo me incisive, quindi io direi bene così. Matteo Tramoni 5 e mezzo, mi sarei aspettato qualcosa in più, ha sbagliato tanto, 2/3 occasioni, l'unica cosa di buono che è, insomma, batte l'angolo, dove poi Bonfanti realizzerà, però non avrebbe forse potuto spingere di più, è vero anche che è rientrato da poco dall'infortunio, però forse poteva e doveva forse spingere di più. Moreo, diamogli 6. Che ha fatto gol, ma io l'ho già detto, gol fortunoso secondo me, cioè si è ritrovato, si è andato a vedere le immagini, si è ritrovato la palla lì, o meglio la palla ha trovato la testa di Morea, questo è il discorso insomma. Bonfanti 6 e mezzo perché è un colpo di testa micidiale e preciso, quindi porta in vantaggio il Pisa, ma non solo, perché è secondo me letale dentro l'area. Al 90esimo è entrato Torre Grossa, una spicciolata di minuti, senza voto perché non. Touré è entrato, sì, qualcosina ha fatto vedere, ma alla fine. Così, senza voto. Aquilani 5, che oggi si prende un bel 5 perché mette dentro, è vero, la formazione iniziale che a me è anche piaciuta, però non. Alla fine fa i cambi, ma non. E poi non dà lo spirito giusto quando si entra in campo dopo la sosta del primo tempo. Quindi chiuso così. Discorso playoff penso che ormai sia chiuso, quindi la società ha mancato quello che aveva detto, che quest'anno minimo sarebbe andati ai playoff. Quindi la società ha mancato l'obiettivo, bene essere chiari su questo. Poi questo è, no? Stato dichiarato all'inizio del campionato che dalla società che minimo con questa squadra e questo allenatore avremo toccato i playoff. Così non è stato, probabilmente verremo fuori, ma perché gli infortuni, ma perché qui, ma perché là, ma perché su, ma perché giù. Questo sarà, diciamo così, il vogliamoci bene. E noi vogliamo bene a tutti, ci mancherebbe altro, però bisognerebbe anche mettersi, diciamo così, fare un esame di coscienza. Vedere quello che è stato e quello che non è stato. Secondo me, questi giocatori, lo ripeto per l'ennesima volta, non sono adatti e idonei per fare quel gioco che vuole fare il predestinato. Questo è un, diciamo, un parere mio che lascia il tempo che trova. Però i risultati mi hanno dato ragione, no? Perché io poi alla fine ho avuto ragione. L'ho detto e l'ho detto. Questa era la situazione. È venuta la salvezza. Bene, posto così, noi siamo salvi, ormai comodi. Andremo ad Ascoli, come cosa vi avevo detto, che
con l'Ascoli sarebbe stata veramente un qualcosa di difficile, perché l'Ascoli ha bisogno di 3 punti. Quindi questo è, a parte che noi ormai questo campionato non diciamo più niente, perché ormai siamo salvi, quindi playoff finiti, situazione playoff finita del tutto, perché ormai i risultati che si sono incastrati hanno fatto sì in modo che noi non, o si vince o che si vince o che si vinca o che si perda, non cambia assolutamente niente, non ci cambia proprio la vita. Speriamo che dall'anno prossimo testa già a fare la squadra, testa a vedere un allenatore, testa a vedere quello che dobbiamo vedere. Stefano Stefanelli penso che andrà via, andrà alla Juventus, io credo. Quindi testa di essere, testa a comprare i giocatori giusti, testa a vendere i giocatori che devono essere venduti, testa a fare la squadra. E una squadra che dia delle soddisfazioni a questa tifoseria, a questa città, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene? Beh, io non mi dilungo oltre, sono già dilungato anche troppo. Se vi è piaciuto questo video, pollici su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E io vi ricordo una cosa: il Pisa resta, tutto il resto passa. Alla prossima!